In questo video vi porteremo con noi a scoprire tre luoghi in Grecia ancora avvolti nel mistero. Siamo Marco e Sofia. Dal giugno 2021 viviamo a bordo di Wallaby. Nel primo anno e mezzo abbiamo viaggiato per tutta l'Europa e lavorato in Norvegia per finanziare il nostro sogno, dall'Italia all'Australia in camper. Attraverso i nostri video vogliamo condividere con voi le nostre avventure, sfide, scoperte e incontri che faremo lungo la strada. Iscriviti al canale per viaggiare con noi verso Oriente. Spot trovato per la sera, un po' affollato. Un po' affollato, sì. Però abbiamo anche trovato i primissimi italiani di questo viaggio. Era da tantissimo che non incontravamo, non parlavamo in italiano. E adesso faremo una breve passeggiata per arrivare al relitto di Da oltre 40 anni il relitto della nave Dimitrios giace nelle acque della spiaggia Valtachi. Cos'è successo veramente? Forse non lo scopriremo mai. Ci sono diverse versioni. Si dice che la nave trasportasse sigarette di contrabbando dalla Turchia all'Italia. La guardia costiera la sequestrò per poi abbandonarla in mare. Altri raccontano che i contrabbandieri la fecero arenare per fuggire dalle guardie, dandole fuoco per cancellare le tracce dei loro traffici illegali. Qualunque sia la versione corretta, il relitto è ancora qui, incessantemente levigato dalle onde del mare. Un mostro di ferro oggi diventato un'attrazione turistica. Buongiorno, oggi mi risveglio all'alba e sto andando a vedere la nave in relitto con le prime luci dell'alba. Allora, stiamo lasciando la spiaggia. Ieri sera abbiamo conosciuto due motociclisti americani, a parte che parlavano velocissimo, quindi certe cose non le abbiamo proprio capite, però sono stati carinissimi. Loro è 3 anni che girano l'Europa in moto e in tenda, quindi hanno piazzato la tenda davanti al nostro camper. E niente, stamattina quando ho sentito che abbiamo acceso Wallaby, sono la ragazza uscita e ci ha regalato questi portachiavi bellissimi, fatti a mano, e ha detto che per ogni viaggiatore che conosce crea questi portachiavi così per ricordarsi di questo incontro, quindi molto molto carino. E niente, adesso partiamo e andiamo verso sud e entreremo nel terzo pollicione, nel terzo dito del Peloponneso. Lungo il tragitto abbiamo trovato questa bellissima chiesa azzurra in riva al mare. C'è l'acqua che ha un colore pazzesco e oggi c'è di nuovo il sole, quindi chissà, magari oggi rifacciamo il bagno. Abbiamo raggiunto un altro dei punti della Grecia misteriosi e veramente suggestivi. Ci troviamo infatti vicino a una delle più antiche città subacquee. Si pensa che abbia addirittura 5.000 anni, stiamo parlando di Pavlo Petri. Pavlo Petri è una città che è sprofondata a causa di 3 terremoti ed è rimasta sconosciuta fino a 50 anni fa. Nel 2009 hanno scoperto che copre un'area di addirittura 9 ettari. Si può visitare tranquillamente, gratuitamente, vi mettete il vostro boccaglio e la vostra maschera e si trova proprio qui alle mie spalle verso quella piccola isoletta di Roccia.
qui c'è un cartello informativo perché hanno creato addirittura 3 percorsi. Ci sono sott'acqua proprio delle indicazioni per seguire questi percorsi, anche dei pannelli informativi, quindi veramente ben organizzato. I resti si trovano da 1 a 4 metri di profondità e se fa caldo, non come oggi che c'è un'aria pazzesca, vi potete immergere e godervi questo pezzo di storia. L'unica parte di Pavlo Petri che è rimasta fuori dall'acqua è l'antico cimitero. Abbiamo trovato i cunicoli, sono delle vere e proprie stanze scavate direttamente nella scogliera, è pazzesco. Incredibile. Abbiamo raggiunto la nostra ultima tappa misteriosa, siamo al Geoparco Agios Nikolaos. Per raggiungerlo abbiamo percorso una strada veramente bellissima, montagne e dei cespuglietti di fiori gialli alternati con cespugli verdi, è veramente bellissimo. Tra l'altro c'è quasi nessuno, abbiamo incontrato solo qualche viaggiatore qui nel Geoparco, ma adesso andiamolo a vedere. Bisogna fare una piccola camminata verso il mare. Il parco fa parte dei monumenti geologici dell'Egeo ed è unico in Europa. Si tratta di una foresta fossilizzata di palme e insieme si trovano anche moltissimi fossili di conchiglie e di molluschi. È il risultato della fossilizzazione del calcare, quindi andiamo a vedere questi testimoni del passato che tra l'altro si trovano in un posto veramente bello, oltre alla natura, attorno il mare veramente cristallino, bellissimo. Alcuni fossili assomigliano veramente a delle pietre, è difficile riconoscerli, altri invece si riesce proprio a capire cos'erano in passato. Ad esempio ne ho trovato uno che porta proprio le caratteristiche di una palma, sapete, quei filamenti che la palma ha attorno al tronco, sembra proprio che siano stati fossilizzati mantenendo la loro forma. Abbiamo trovato una spiaggetta tutta per noi, Sofia è a fare il bagno. Buongiorno, ieri sera abbiamo trovato questo bellissimo posto, abbiamo passato la notte e adesso siamo pronti, ci dirigiamo verso nord, verso la nostra prossima tappa, ma questo ve lo raccontiamo in un altro episodio, quindi iscriviti al canale per non perderti le nostre avventure e ci vediamo alla prossima, ciao!